Io sono Laura Baccaglioni, sono presidente del Festival della Letteratura di Mantova. Va bene? Prego, sì. Sull'intervento di oggi. Sì. Allora, presidente, come presidente del Festival della Letteratura di Mantova ci tengo a dire che il festival è un'attività insomma, importante per la città e lentamente è stata importante anche nel panorama nazionale. Lo nostro scopo è di mettere in contatto autori, autrici, scrittori e scrittrici con il pubblico che li conosce ma anche con chi non li conosce. Quindi il festival è un'occasione di divertimento, di interesse, di soddisfazione, di curiosità e di stimoli. Siamo attivi anche in ambito ambientale perché non solo portiamo a Mantova autori che sono così, protagonisti insomma, del dibattito nazionale e internazionale, ma anche attiviamo pratiche, buone pratiche per una gestione, diciamo così, più ecologica possibile di questa manifestazione che alla fine coinvolge qualche decina di migliaia di persone che vengono a Mantova nei giorni del Rotary Festival con tutti i problemi logistici, di rifiuti, di presenza che questa cosa comporta. Quindi ci siamo negli anni, diciamo così, ci siamo sempre più preoccupati per una gestione ambientale di questa iniziativa e continuiamo ad andare avanti. Voglio dire in conclusione che anche pensiamo anche avanti, pensiamo anche al futuro e grazie a un bando che abbiamo vinto con un contributo di un'azienda mantovana nel territorio vicino in un'area collinare del Po abbiamo piantato un bosco l'anno scorso di circa 1500 piante che stanno crescendo bene e quindi proprio per, come dire, per bilanciare il consumo del CO2.